La Russia non permetterà che scoppi la terza guerra mondiale, lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, aggiungendo: siamo però costretti a ricordarvi costantemente che nel caso di un attacco al nostro paese saremo in grado di dare una risposta immediata e superpotente, di respingere qualsiasi aggressione che minacci il nostro Stato. E il presidente russo Vladimir Putin, parlando alle imprese petrolifere russe a Mosca, ha detto che l'Occidente si sta avviando verso una sorta di suicidio energetico con l'imposizione delle sanzioni contro le forniture russe, aggiungendo: nel lungo termine ne subirà le conseguenze, si sta creando un danno all'economia europea. Per Putin, l'Unione Europea ha imposto le sanzioni a causa della pressione esercitata dagli Stati Uniti. Il Boeing 737-800 della China Eastern, precipitato il 21 marzo scorso, quasi alla velocità del suono, è stato fatto schiantare intenzionalmente da qualcuno che in quel momento si trovava in cabina di pilotaggio. A dirlo sono fonti americane che hanno avuto modo di leggere i dati delle due scatole nere del velivolo, che si è disintegrato in oltre 49.000 pezzi e che è costato la vita a 123 passeggeri e a 9 membri dell'equipaggio. I numeri del Covid odierni in Italia: sono stati rilevati 44.489 nuovi casi di coronavirus a fronte di 335.217 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 148 decessi, per un totale di inizio pandemia che arriva a 165.494. In terapia intensiva sono ricoverati 337 pazienti, meno 16, i guariti sono 59.720. Tasso di positività al 13,3%, in leggero aumento. I numeri in Lombardia: a fronte di 55.669 tamponi effettuati, sono 6.963 nuovi positivi, con un tasso del 12,5%. I ricoverati in terapia intensiva sono 37, meno 3, negli altri reparti 912, più 36. Si registrano 26 decessi. I numeri delle province: a Milano e province nuovi casi sono 2.213, di cui 872 Milano città, a Pavia 361. La cronaca: tra i sequestri effettuati dai carabinieri a margine dell'operazione che ha portato all'esecuzione di 30 misure cautelari in Lombardia, anche in provincia di Pavia, c'è anche quello di una pistola, un'arma che secondo le accuse il principale indagato dell'inchiesta avrebbe ceduto agli assassini di Donato Carbone, il pregiudicato ucciso in un agguato 16 ottobre 2019 a Cernusco sul Naviglio. Ai vertici dell'organizzazione sgominata dei carabinieri c'era un 64enne originario della Sicilia ma residente a Cologno Monzese. È stato arrestato assieme alla moglie, una 62enne che gestiva con lui un giro con altre persone dedite a rapine, furti e truffe e poi al traffico di droga. La possibilità che l'Ecuador venga escluso dai mondiali 2022 di calcio per il caso Castillo, avrebbe giocato le qualificazioni con documentazioni falsificate, apre il ripescaggio di una nazionale per il torneo che si giocherà in Qatar a novembre-dicembre. Secondo Franco Chimenti, presidente della Federgolf ed ex membro CONI, l'Italia può sperare, c'è una possibilità concreta di quanto pensano tutti. Evelina Cristilin, membro UEFA, spegne subito gli entusiasmi e spiega: a rientrare sarebbe una squadra sudamericana e non c'è nessuna possibilità per la nazionale di calcio italiana. Il Policlinico San Matteo di Pavia dei record: una neonata di 18 giorni è stata operata per un tumore vicino al cuore, deriva da una ghiandola linfoide. L'eccezionale intervento è stato eseguito per via toracoscopica dall'equipe guidata dalla professoressa Giovanna Ricci Petitoni, direttrice dell'unità di chirurgia pediatrica. La bimba sta bene ed è già stata dimessa dalla terapia intensiva neonatale. La discarica di cemento amianto all'ex Cava Villa non sa da fare. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso della Risorse Future, la società che oltre 10 anni fa aveva proposto la realizzazione di un punto di stoccaggio al confine tra Cava Manara e San Martino Siccomario. Pronto meteo per mercoledì 10 maggio: sereno, poco nuvoloso, al pomeriggio addensamenti su prealpi, alta pianura orientale in estensione verso ovest in serata, precipitazioni solo a ridosso delle prealpi e l'alta pianura centro orientale e a ovest verso le Alpi in serata, temperature minime stazionarie o in lieve aumento, minime attorno a 15 gradi, massime attorno a 31 gradi. Tutte le notizie aggiornate con ARPA Lombardia e Trebi Meteo sul nostro sito prontometeo.it. Le altre notizie principali le trovate sui nostri siti pavia1tv.it, lombardialive24.it, itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social. Editore Agenzia Creativamente. Informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.